Allora, la vita di quest'organo possiamo dire che inizia nel 1588. Il primo, diciamo, organaro che ha cominciato a lavorare su questo organo è Domenico Palmieri e ha montato questo strumento in questa cassa che vediamo, che è di Ippolito Scalza. La cassa della cantoria è di Ippolito Scalza. Cioè, il disegno originale dello Scalza, che sarebbe stata una cosa molto interessante se lui l'avesse portata a termine, che la cassa arrivava fino al pavimento a terra, inglobando tutto l'ingresso della Cappella del Corporale e le due strade. Sarebbe stata una cantoria, una mostra di organo unica in tutto il mondo, perché non esistono cantorie in alto che arrivano fino in fondo, però gliel'hanno fatta fare fino a lì. Dentro lo strumento, abbiamo detto che allora risale al 1588, questo Palmieri però lasciò il lavoro nel 1577 per la morte, lasciandolo al fiammingo, mi sembra, Vincenzo Fulgenzi, e fece questo primo organo già grande, ma non l'organo che sentiamo oggi. Da lì inizia la vita dall'88 di questo organo, come abbiamo detto, passando per vari restauri, rifacimenti, tra il Fedeli di Foligno, l'Hermans, un altro fiammingo, Morettini di Perugia, fino al 1911, quando è arrivato Vegezzi Bossi, che, tolto l'organo che lui ha trovato, che era un organo dell'Anducci di Viareggio del 1857, e ha fatto un organo pneumatico, ossia l'organo che andava per la maggiore e che rispondeva alle esigenze organistiche di quel periodo, ossia col fatto che gli organi avevano aumentato di tastiere, erano tutti meccanici, il tasto alla fine doveva tirare molte cose e diventava durissimo. L'organo pneumatico, con un sistema di leve, ovviava a questo peso del tasto, cosa che comunque si è dimostrata poco funzionale, perché è durato, diciamo, a cavallo dell'8-900, per 10-20 anni questo sistema di costruire gli organi, poi hanno smesso perché non funzionava. Arrivando poi al 1975, quando è stato restaurato l'organo, e lì mi sono trovato, inizia la storia dove mi sono trovato io, perché nel 69, quando sono arrivato io a fare l'organista, questo organo di Vegezzi Bossi del 1911, che aveva fatto questo organo pneumatico, non funzionava più. Siamo andati avanti 2 o 3 anni, poi alla fine è stato deciso di fare questo restauro, e fu restaurato questo organo del Bossi dell'11, togliendo questa meccanica pneumatica e sostituendola con una trasmissione elettrica, che comunque non è il massimo, ma in confronto alla trasmissione pneumatica, almeno quella elettrica funzionava. Fino a giorni d'oggi, e l'organo non funziona più. Siamo arrivati ai famosi 40-50 anni, dove ogni tanto bisognava intervenire, e ora si sta lavorando, cercando i soldi per fare questo restauro. Già è stato fatto il progetto per il restauro di questo organo, e per il momento abbiamo questo sostituto, diciamo, questo organo provvisorio, che non è quello, ma che comunque sostituisce abbastanza bene, diciamo, per quello che serve lo strumento dello Scalza.